che appunto sta fremendo per far formulare alcune domande. Il titolo è La Piazza. Sì. La Piazza è oggi è 15 addirittura, vero? 15 settembre 2007, 15 settembre, e siamo ancora vivi. Sì. Allora. Ho bisogno di un po' di tempo. La piazza. Sì, la piazza. Devo rifletterci un attimo. Devo rifletterci un attimo per farle una domanda. Per no, ex abrupto. Così? Sì, poi ne farà un'altra. Di primo acchito mi vengono in mente due aspetti della piazza. Uno è quando uno fa delle dimostrazioni e scende in piazza. Scende in piazza, no? Sì. L'altro aspetto, l'aspetto del pettegolezzo, no? Che c'è nella piazza. Cioè sono... Mi chiedo se la piazza... Ecco, è la domanda che mi facevo appunto, se si tratta di pettegolezzo oppure quel che emerge nella piazza attraverso il racconto, la favola di quel che accade, può trovare... Anche una cifra, se vogliamo, no? Può trovare? Una cifra di quel che si va raccontando. Sì. Chi sentiamo adesso? Michele Marin. Fabiola, questo è per lei, Fabiola. Sì. Avrebbe da chiedere sì, se la piazza è del pubblico o del popolo. Bene. Prego. Dalla Val. Sì, prima di tutto la differenza penso, tra piazza e agorà, tra il termine latino e il termine greco, e le logiche differenti che stanno alla base. E poi rispetto all'agorà, la notazione che secondo un etimo allegoria deriverebbe appunto da agorà. Per cui come può intervenire la questione dell'allegoria rispetto alla piazza, e tra l'altro c'è ancora l'espressione i carri allegorici, no? Cioè le manifestazioni allegoriche, che sono appunto le manifestazioni popolari di piazza, no? Per cui c'è questa letteralmente altra piazza, no? Allegoria, non so se può sì. Alludere a questo. Sì, sì. Va bene, poi. Ecco. Oh. Adesso finalmente stiamo in televisione. Molto bene, molto bene. Poi. Maestro. La piazza. È provocatrice di ribellione, vediamo, di riunione. Cosa avviene nella piazza? Certo. Bene. Bene.
Bene, maestro. Buongiorno. Ecco, è arrivata finalmente la dottoressa Persi, così prego, si accomodi. Per le domande, no, che non ha avuto il tempo di rivolgere prima. Prego. La piazza. Buonasera. La piazza. Quando si dice mettere le cose in piazza. Sì. Di quale piazza appunto si parla? Eh sì, e di quali cose soprattutto. Infatti. Bene, poi? Solo questo? Ah! È andata sul sicuro. Allora di nuovo Michele Marin. Mi è venuto in mente che come per... il tempo ci sono due significanti in greco, il Cronos e l'Aion. Per la il l'Aion. Aion e Cronos, sì. Come per la è la stessa cosa per la per il destino, la Moira e la Tyche, no? E anche per piazza ci sono due etimi, la plateia che è lo spazio largo in senso topografico, diciamo così, e appunto la agorà. La platea, è questa che è prevalsa. La platea, sì. Ma quando si dice la agorafobia... Piazza, platea. Ecco, quando si parla della agorafobia, è della platea? Chiaro, è una questione, sì. Una questione, sì. Certo, certo. Certamente. Bene, bene. La dottoressa Costa. E qual è la distinzione tra il dispositivo della bottega e il dispositivo della piazza? Bene, questo è bello. Eh sì, perché adesso abbiamo detto dispositivo dell'impresa, l'assemblea. Poi dispositivo della battaglia, no? Abbiamo detto. Per l'esercito e oggi la piazza, che dispositivo è? Giustamente si chiede la dottoressa Costa, che dispositivo è? Quindi va subito al sodo, no? Bene, bene. Prego, Carlo Marchetti. Ecco, appunto, mi ricollegavo, mi rilasciavo un po' alla questione posta dalla dottoressa Costa. Sì. Allora, la piazza per Atene era l'agorà, no? Cioè il luogo prevalente del consiglio. Agorà come consiglio dei cittadini, grosso modo, no? Quali cittadini? Ateniesi, ateniesi. Ma quali ateniesi? Sì, sì, certo, infatti. Chi era il cittadino? Chi è il cittadino, sì. Poi appunto c'è il forum, che era un po' il luogo anche della bottega. Poi c'è la piazza politica,
noi sappiamo che la piazza di Bologna per esempio è un po' la piazza politica, dicono per antonomasia quasi, no? C'è chi la sfrutta anche in questi giorni per lanciare... Qual è la piazza di politica di Bologna? San Petronio? Piazza Maggiore, piazza esatto. Maggiore, dove cominciò Mussolini, dove cominciò Andrea Quindi Costa. Quindi lì noi siamo sulla piazza giusta? No. Con la nostra sede? Sì, che si vede Piazza Maggiore, certo. A che piano siamo? Secondo piano. Allora mi chiedevo quando è che la piazza, secondo lei, diventa politica? Cioè quando è che... Okay. È un luogo di pressione, ecco, era questo. D'accordo. Grazie. Vuole saperlo secondo me, no? Secondo me. Va bene. Docente, ecco. Sì. Ah no, è giusto, secondo me. È un'interizione. Ecco, allora sentiamo finalmente Anna Gloria Mariano. Prego. Si è preparata, ben bene. Deve riprendere in televisione, che sennò. No, deve parlare. No, perché scusi, allora. Sì, c'è il video. Sì. Allora, come avviene che la piazza, la placa, intesa come anche momento di incontro originariamente e di dispositivi di parola? Poi giunge a divenire la piazza dell'esecuzione, la piazza della ghigliottina. È questo, è tutto questo. La piazza del rogo, e la piazza piazzale, fino a divenire il piazzale Loreto, oppure oggi signor, la questione è l'Iran tutta qui. Che ha il maggior numero di esecuzioni in piazza. Quindi la spettacolarizzazione della morte e quindi il fantasma di padronanza come fantasma di morte che in nome del popolo. Anche in Cina è in piazza. Anche in la piazza Tiananmen di cui... No, ma anche le altre esecuzioni sono in piazza. Quindi questa necessità di portare in piazza tutta questa questione fantasmatica intorno alla morte, no? Quindi sì. L'aspetto questo spettacolo del corpo torturato. Sì. Che non è solo una questione di esecuzione, ma è proprio la tortura, è proprio lo scempio che viene fatto nella lapidazione, per esempio, e anche nei roghi, nelle varie cose che... perché questa necessità fino a oggi alla massificazione che ha portato, ha lasciato il posto a un'altra piazza, dice lei, quella della spettacolarizzazione universale, televisiva, dove è la moltitudine a contare. Quanti milioni, non di uditori, anche se si chiama Auditel, ma di spettatori. Quindi anche questa questione anche oggi, questo. Come giungere oggi al dibattito, alla comunicazione diplomatica, nell'altro modo, cioè quello proprio del messaggio, come giungere, come portare il messaggio, andando oltre tutto questo, cioè questo che si è in qualche modo nelle varie epoche trasformato certo. Di volta in volta in questa rappresentazione del fantasma poi. Bene, molto bene, molto bene. Qualche altra domanda? Prego. Gli esposti per Luigi, ingegnere. A Bologna alcune forze politiche ritengono Piazza Maggiore il salotto buono della città e quindi un luogo da conservare, preservare. E Beppe Grillo ne ha fatto un'occupazione della piazza. Ecco, mi chiedo la piazza invece nella restituzione più che nell'occupazione o nella preservazione. La piazza nella restituzione. Cristina? No? Dopo tutto questo show? Va bene.
dall'Auditel all'Auditorium, quindi. Dalla? Dall'Auditel all'Auditorium, auditorium, che certo, è il salone. Certamente, Auditorium, certo. Altri? Vuole fare una domanda a lei? Sì. Vediamo. Proviamo. No? Sì, sì. Beh, per esempio mi chiedevo se la piazza comincia come crocevia. Ho capito. Bene. Lei voleva fare una domanda? Si azzarda? No. 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 No, no, va bene, ok. Va bene, proviamo così. Laedo, il sofista, il giullare e lo scienziato, artista e inventore. Il varco è dal logos alla parola. Dall'agorà alla piazza. L'ordine sociale stabilito non è, non tiene rispetto alla parola, ma non teneva già rispetto all'oralità. L'oralità è indispensabile per la piazza e per la sua qualificazione. A un certo punto la casta interviene ad Atene
ed è la casta religioso, politico, economica, finanziaria, e fa di tutto per occupare la piazza, quindi per delimitare, circoscrivere, confinare l'oralità, per affidarla quindi alla psicogrammatica. Allora l'idea di origine, l'idea di morte, l'idea di padronanza invade la piazza. Sono il discorso occidentale e il discorso di una padronanza sulla piazza e il discorso padrone della piazza. E quindi appunto la piazza propria del discorso come causa. Quindi i postulati della confisca dell'oralità sono i postulati stessi del segreto, dell'omertà e quindi della significazione. Il segreto è di morte, di mamma, o di Edipo. Pertanto, pertanto nella commedia, ora di Arlecchino, ora di Pulcinella e ora di Odisseo. Cioè il segreto di nessuno. Questa padronanza sulla piazza, come padronanza sulla Repubblica e anche come significazione del pubblico, significazione e spazializzazione del pubblico e sua significazione giunge in effetti fino alla spettacolarizzazione universale. Quindi dalla crocicchio come quadratura ontologica alla piazza e l'apoteosi della Repubblica, quella che di volta in volta viene rappresentata, e il discorso quindi come pettegolezzo, come metalinguaggio, come organizzazione logica della visione. O come visione nella sua organizzazione logica. Le,
Il corollario qual è? Che sia il labirinto, sia il paradiso, quindi sia i sentieri e i bordi della memoria, sia il filo e la corda della memoria, nonché del tempo, si trovano spazializzati. Quindi in che modo viene occupata la strada? Perciò, perché sia definita, spazializzata la città. Questo vale per la polis, vale per l'urbe e varrà e deve valere per la città. E la casta che, diciamo, con il suo, che esprime sempre un suo rappresentante, un suo esecutore o un suo agente, deve occupare sia il labirinto sia il giardino. Deve quindi spazializzare la strada, deve rendere burocratica, cioè inaccessibile per ciascuno, il discorso. Le logie hanno mantenuto, conservato, confermato il sistema come sistema di padronanza. E segnatamente l'occupazione dell'intervallo e la sua specializzazione sono valsi come occupazione e specializzazione della piazza. Perciò l'economia della memoria, come economia anche della violenza e della rapina, si devono gestire e rappresentare nella piazza. La piazza, propria del discorso occidentale, è sempre pulita. Così così a Cesena. A Cesena Ramiro de Lorca. Fu trovato in due pezzi nella piazza con un bastone. Fu trovato dunque. Fu trovato in due pezzi. Fu trovato nella piazza con un bastone fatto in due pezzi. Tutto. Infatti, la mattina fu trovato in due pezzi nella piazza. Ah sì, fu trovato in due pezzi nella piazza con un bastone fatto in due pezzi tutto di sangue. I popoli
di Cesena hanno visto lo spettacolo e sono rimasti stupidi o stupiti. Stupiti e stupidi. Così fece dunque Cesare Borgia. Ma una rappresentazione appunto economica della violenza e della rapina del tempo nella piazza, ma anche altri esempi. Tra Girolamo Savonarola, lui appunto è severo contro coloro che vorrebbe mandare nella piazza. In particolare i sodomiti. A fare che cosa nella piazza? Quindi per subire la pena. Quindi è la piazza dunque dove la morte è vale come pena. Io vorrei vedere che facessi un bel fuoco, due o tre, là in piazza, di questi sodomiti, o maschi o femmine, che si trova anche delle donne che attendono a quello scellerato vizio. Fate, dico, uno sacrificio a Dio, che gli sarà in odore di soavità. Un bel fuoco nella piazza. Un sacrificio a Dio, in odore di soavità. E così. Così accade allo stesso fra Girolamo Savonarola, che quindi viene impiccato in Piazza della Signoria, poi bruciato. E il più piccolo pezzo di carbone rimasto dal rogo fu gettato in Arno, perché non restasse nessuna reliquia. E poi la piazza del Campo dei Fiori. Quindi con Giordano Bruno, così non abbiamo la sentenza, ma soltanto qualcosa come una copia. Tanto basta per significare appunto la presa della piazza. A questa sentenza Giordano Bruno risponde: forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla. T.
timore e tremore. La piazza, il popolo e il principe. La folla e il despota o il tiranno o il vampiro. Così la piazza, quando appunto nel Rinascimento emerge proprio il pubblico, in Grecia nella liturgia propria delle tragedie e delle commedie, emergeva il coro. Nel Rinascimento, dopo quanto è avvenuto per alcuni secoli, con il secondo millennio, con la sacra rappresentazione, emerge il pubblico. Ma soprattutto con il tempo nella parola, il tempo nella piazza. La confisca della piazza ha significato per la casta la conquista del tempo e quindi dopo il postulato appunto della quadratura ontologica, che è appunto del postulato del terzo escluso. E il tempo nella piazza e quindi l'avvenimento, l'evento, l'accadimento, il fare. Senza il fare nessuna piazza. Ma appunto questa è la questione. È che la piazza è stata postulata senza il fare, ma con qualcosa che dovesse definirsi come fare bene o fare male. Quindi il fare sottoposto alla volontà di bene, alla volontà di bene. La piazza con il suo tempo, con il suo pubblico, oppure la piazza, e questa è la piazza della parola, la piazza dell'oralità, oppure è la piazza del popolo, è piazza del popolo. Piazza del popolo. Piazza del popolo, quindi è la piazza dove viene la piazza dell'esecuzione. Così è la piazza della pena capitale. Non più il capitale, dunque, come qualità, come cifra della città, ma la pena capitale. La piazza dell'esecuzione, della pena capitale.
piazza, quindi, dove si manifesta, si fa vedere, si esercita tutto il potere della casta. Allora, anche la rivoluzione circolare si rappresenta, si dimostra nella piazza. Quindi la ghigliottina. Quindi la piazza del mondo. Nel secondo millennio la cattedrale e la piazza. E quindi fino a la cattedrale, la piazza, la città. E poi dico nessuna, con il Rinascimento, nessuna città senza la piazza. Ma c'è questo iato tra la città di cui si impadronisce dunque la casta e la città, e la piazza di cui si impadronisce la casta e la piazza della parola. Ancora piazzale Loreto, piazza Tiananmen, il muro, il filo e la piazza. Il muro del tempo o il muro della memoria e il muro del suono e il filo e della memoria del tempo e appunto il filo della verità. Ma nella confisca ideale della piazza, il filo diventa diventa la linea e il muro diventa mentale. Così può essere abolito, può essere abbattuto il muro di Berlino, ma rimane mentale. Ma questo muro mentale, questo muro dell'omertà, è il muro arcaico, è il muro appunto logico, è il muro ontologico. La piazza viene, sulla piazza c'è la casta regna e sulla piazza governa, quindi il palazzo e la piazza. E questo ancora dunque
in questa trasformazione, dove c'è la novità nel secondo millennio, ma c'è sempre di volta in volta l'aggiornamento della confisca ideale, l'aggiornamento della conquista della piazza. Così la gente, che non appartiene alla casta, è sempre la gente da piazza. E quale piazza frequenta? Sempre la piazza del mondo, che non è dunque la piazza della civiltà. Ancora, dunque, la piazza. Do per un verso la piazza nel suo purismo, la piazza per ogni scelta che è obbligata, per l'altro verso l'intervallo, il crepuscolo, la memoria che mostra la corda e il filo, il giardino, la piazza, la città, l'impresa. Non è la piazza rossa. Piazza Vetra. Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza. La scritta della colonna infame lo chiama Platea, è in latino. Questa scritta si trova con la base della colonna, la base con la scritta, a Castello Sforzesco, ma la colonna era stata abbattuta perché non evocasse più i fasti della casta, mentre avrebbe dovuto evocare i nefasti di Gian Giacomo Mora e di Guglielmo Piazza. Piazza San Marco. Allora, la piazza della parola non è la piazza ideale, non è il luogo della riproduzione economica, non è la pubblica piazza.
nella formula pubblica piazza il pubblico è abolito. E prevale, è sostituito dalla sua rappresentazione. La casta è sempre sicura della piazza, tanto da chiamarla o da fare appello appunto alla piazza. Perché sia pulita, ripulita e epurata dalla parola e già dunque dall'oralità. È la piazza della lingua dei litiganti, la piazza del pettegolezzo, la piazza dell'apoteosi, la piazza dei fatti, la piazza del fatto. Il fatto è sempre il fatto di piazza, anche quando viene riprodotto nel palazzo, poi però l'esecuzione deve essere visibile. La visibilità dell'esecuzione e la visibilità della piazza. Eppure la piazza con il Rinascimento, con l'intervento del tempo, non è più la piazza della visione, non è più la piazza visibile, non è più la piazza del mondo. Non si scrive più nell'idealità o nella causa ideale. Allora, la piazza come il principio della piazza, come principio ontologico della piazza, come principio di spazializzazione della città, propone per ognuno la piazza come il luogo della realizzazione del fantasma. Tanto che rispetto alla piazza il soggetto può il soggetto si espone al panico o al terrore. Dunque la piazza ontologica e la piazza circolare, la piazza circolare,
è il luogo della predestinazione materna, della predestinazione che è sempre materna. E che è l'altro nome della volontà di bene, appunto come fantasma materno, come fantasma di padronanza. Allora, la curia, la corte, il teatro mantenevano un'oscillazione nel secondo millennio, nei primi 500 anni, fra il discorso della padronanza e l'oralità. Ma la piazza non è ancora risente di questa oscillazione fino al Rinascimento. Allora la piazza libera non è la piazza pulita. La libertà della piazza e qui l'altra questione: la paura dell'incontro, la paura dell'intervallo, dell'incontro la paura che la memoria mostri la corda e il filo, la paura della piazza. È qualcosa che attiene al soggetto, ma il soggetto è il prodotto della casta. La casta ha bisogno del soggetto. Il terrore e il panico devono essere istituzionalizzati, gestiti e questa gestione fa parte del governo della piazza, ma è rispetto alla piazza. Rispetto alla piazza che intervengono appunto il terrore e il panico. Di agorafobia. Westphal 1871. Agorafobia. Ancora una reminiscenza l'agorafobia sarebbe apparentemente la paura della piazza e la paura sarebbe la paura della piazza pulita, la paura della casta, non della piazza della parola. Agorafobie. E ciò che descrive Westphal è il panico, così come